Dario, hai corso per tutta la stagione, hai corso anche oggi una degna conclusione di questa bellissima annata con i tifosi che anche oggi hanno dimostrato tanto affetto e vi sono tanto vicini e vi stanno ringraziando perché l'avete fatti divertire. A noi veramente possiamo solo ringraziar loro, perché anche oggi vederli così a cantare, cioè è sempre emozionante ed è solo un piacere, nonostante comunque la partita che non siamo andati avanti, che noi ci tenevamo ad andare avanti, non si è riusciti ad andare avanti, oggi poterci salutare anche con loro, oltre che tra di noi, è giusto, è importante, perché nonostante uno pensi che magari il gruppo sia solo la squadra, magari lo staff, quindi ci si saluta tra di noi, salutare tutta la città penso sia un bellissimo gesto importante. Queste notti quanto hai pensato alla partita col Benevento e quali sono stati gli errori che avete commesso secondo te? Ci penso ancora adesso perché dispiace. Sapevamo che potevamo far veramente bene, ci credevamo tutti. Gli errori ce ne sono stati, come ci sono ogni partita, poi ti punisce magari la sfortuna, ti punisce un'occasione. Il calcio è così, abbiamo vinto noi partite magari facendo un'occasione e a sto giro l'abbiamo persa, quindi è quello il rammarico, perché penso che comunque l'abbiamo impattata bene, trasportati anche dal pubblico, comunque abbiamo fatto la nostra partita, quindi dispiace per quello, perché ci tenevamo, ripeto, a fare qualcosa di più oltre al fatto di aver raggiunto i playoff. Non volevamo arrivare ai playoff e sederci sul fatto che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Penso che il sogno di tutti era veramente regalare ancora più gioia a questa piazza. Purtroppo non è andata così. Però abbiamo risvegliato comunque una città che soffriva da tanto e penso che insomma è stato emozionante, ecco. Tu hai ancora un anno di contratto, Dario. Ovviamente sei un giocatore di proprietà dell'Ascoli. Stai pensando a un gradino superiore oppure ti senti bene qui? Lo so che la domanda è anche un po' scomoda, però ovviamente visto le tue prestazioni potresti insomma essere seguito da club anche importanti. Qual è innanzitutto la tua volontà? Allora, innanzitutto ti dico, avendo appena finito un anno così, pensare subito al calciomercato mi sembra non è roba di adesso, perché comunque, ripeto, sono stati 10 mesi veramente dove abbiamo dato l'anima e cuore, gambe, tutto, quindi ora abbiamo bisogno di staccare, ho bisogno di staccare un attimo e poi dopo noi la società, io con la società vedremo cosa succederà, insomma, ecco. Però sicuramente io ad Ascoli non sono mai stato male, anzi sono stato sempre benissimo, sempre quel legame con la tifoseria, con la squadra, con tutto l'ambiente, quindi sicuramente non sono mai stato male, ecco. Bilancio personale della tua stagione, hai superato le 30 presenze, 3 gol, assist molto importanti, credi di poter fare e dover fare ancora meglio? Sicuramente, sono state 2 stagioni in crescendo assolutamente, quindi so di poter far di più, però comunque penso che le stagioni personali arrivino anche come collettivo, no? Quindi se un collettivo va bene e arrivano i risultati, personalmente è più facile poi spiccare, riuscire a trovare la giocata, riuscire a trovare assist, gol, quindi penso che il fatto dei numeri in più di quest'anno sia dovuto anche a quello, il fatto che ci sia stata proprio maggior squadra, maggiore continuità dei risultati, risultati importanti, piazzamenti importanti, quindi anche sono stato aiutato da quello soprattutto. Che effetto ti ha fatto vedere Sabiri far così bene con la Sampdoria, un giocatore quasi tuo coetaneo che è arrivato qui ad Ascoli nella stessa sessione di mercato tua e che con la Samp ha fatto molto bene? Ma io posso solo che essere contento, io lo sento quotidianamente perché Sabi e io avevamo un gran rapporto e continua ad esserci, quindi io lo sento, mi fa solo che piacere. Io lo sapevo comunque che aveva delle qualità importanti, ma penso che si vedesse comunque anche da delle giocate che faceva, quindi io sono solo contento per lui perché è un bravo ragazzo, comunque ha sempre lavorato come si deve, quindi gli auguro il meglio. Lo sento comunque, ripeto, siamo in ottimi rapporti. Il ricordo più bello della stagione a chiudere è un pensiero, ringraziamento per i tifosi. Il ricordo più bello, ce ne sono tanti di ricordi belli, potrei dirti il gol, i vari gol, Perugia che ho fatto doppietta, però mi verrebbe quasi da dirti Cremona che abbiamo vinto, abbiamo raggiunto i playoff, no? Che è stato, no? Il fatto di aver raggiunto
quello che magari all'inizio dell'anno uno non ci provava neanche a pensare perché sembrava irraggiungibile, quindi quella, mi viene in mente la partita di Terni che con la curva piena dove abbiamo stravinto, cioè ce ne sono talmente tanti di ricordi che veramente è stato un anno veramente pieno di emozioni. Due stagioni ad Ascoli, in che cosa ti arricchisce, ti ha arricchito questa esperienza? Sicuramente farsi due campionati facendo 70, più di 70 partite ti arricchisce tanto come giocatore, perché sicuramente guadagni dell'esperienza in più. Come uomo sicuramente, avendo fatto soprattutto il primo anno così difficile, aver raggiunto l'obiettivo quest'anno, essersi consolidata aver raggiunto un altro tipo di obiettivo ancora più importante, ti arricchisce proprio come uomo, ti fa sentire importante, ti dà quell'esperienza in più che poi nei campionati a venire ti serve. Cosa cambieresti dell'ultima partita? Il fatto di aver fatto un gol noi in più di loro, quindi averne fatti due. E vincevi 2-1, per forza. Ce ne sarebbero mille di cose da cambiare. Sarebbe bastato anche il pareggio. Sarebbe bastato allora, esatto, anche il pareggio che sbagliasse il cross il ragazzo, però vabbè, il calcio è questo.